Bentrovate, oggi parliamo di IKEA e del Black Friday, che credevo molto più vasto anche in IKEA e invece era limitato a determinati prodotti, non a tutti. Siamo andati intenzionalmente per comprare mobili, però ovviamente quando si va all'IKEA rimangono poi attaccati alle mani anche altre cose. Abbiamo comprato una bellissima piattaia, non so, vi inserirò sicuramente la foto se la trovo in catalogo, perché è ancora tutta bella imballata, deve essere montata e applicata in cucina, insomma quelle piattaie in stile inglese shabby. Che piacciono molto, sono oggetti di arredo, ecco, porta cianfrusaglie, no? Porta contenitori di latta, che a me piacciono tantissimo, piatti magari un po' particolari, decorati, e quindi sorvolando sulla piattaia di cui vi lascerò la foto, vi faccio vedere quello che ho comprato. Partiamo prima dalle cose futili, ma utili. Ombrello, uno in questa tonalità a scacchi bianca e nera, molto minimalista, e mi viene in mente la mia amica Betta del canale Betta e Bonnie, a cui mando un grosso bacio, anche se so che sono in viaggio in questo momento. Loro amano molto sempre il bianco e il nero, e quindi il rimando era doveroso a loro, che mi seguono sempre con tanto affetto. Rimando un grande bacio. E poi un altro nero che è piazzato in macchina. Due tazze da tè molto minimaliste, mugs più che altro, ideali anche da appendere sotto alla piattaia, perché ha un bastone in acciaio con i gancetti a cui appendere le mugs. Poi a me piacciono tantissimo, anche di queste ne ho molte e mi piace collezionarle. Ho preso questo vassoio a tema natalizio rosso, bellissimo, sia per appoggiare le tazze fumanti del tè, ma anche per un caffè con un piattino con al centro dei dolcetti, molto carino. Ho preso questo paralume, devo metterlo in cameretta da Filippo. Serviva un paralume piccino, lo volevo neutro, insomma ho preso questo che dovrebbe essere simile tessuto, però molto sobrio, niente di che. Ho preso la tenda da doccia, questa, che è praticamente 180x2 metri, perché ne ho una bianca e ahimè la devo cambiare. Dopo un po' rimane la parte inferiore un po' troppo grigia rispetto a tutto il resto, e allora volevo provare a sbatterla in lavatrice per vedere se riuscivo a farla tornare bianca e sostituirla nel contempo con questa. Per quanto riguarda le tende doccia, mi sembra molto più rifornito il sito di H&M nella parte dedicata all'home. Un paio di tende in questa fantasia sono simil pizzo, da mettere sotto a dei tendoni molto lavorati, e quindi per fare un gioco di contrasti. Anche qui ce n'era un altro modello che mi piaceva di più con i pois, leggerissimo, ma ahimè era finito. E vabbè, per non rimanere senza, ho preso queste due alberelli. Allora, io questi ogni anno li compro veri, gli abetini da mettere, sapete, sul balcone,
purtroppo non resistono al caldo poi che inizia da maggio fino a settembre, nonostante io sia molto attenta nell'annaffiarli, mi muoiono sempre e mi sono stancata di far morire delle piante inutilmente, quindi ho preso queste da mettere sul balcone, poi vi farò vedere come voglio addobbarli, come voglio sistemarli, però le piantine dell'IKEA ci stanno sempre, queste finte. Dei finalini per il bastone delle tende, ma questo penso non interessi a molti. Invece queste io le ho prese nel reparto outlet. Io non so se voi andate spesso a curiosare nella parte finale dell'IKEA quando si arriva alle casse. Prima di arrivare alle casse c'è la parte dedicata all'outlet e queste mi sembravano intatte e per 3,90, le ho portate via con me. C'era poi questo alberello, questo molto simpatico perché ha poi il pennacchio così rovesciato da mettere sulla finestra, sempre sul balcone nel mio portico, e che sta almeno riparato. Mi sembrava carino. Poi ve lo farò vedere montato nel reparto gastronomia. Dopo le casse ho preso la borsina natalizia dell'IKEA, questo pane croccante ai muti cereali che mi piace moltissimo, anche con una fetta di salmone, molto buono. Mi sono fatta fregare pensando che fossero simili ai Quality Street, non so se conoscete i cioccolatini inglesi della Quality Street prodotti da Nestlé, comunque pensavo fossero quelli e invece no, sono delle caramelle, c'è scritto forse, sono delle caramelle ricoperte di cioccolato al latte, però non mi piacciono tanto, penso che le porterò in ufficio da dare ai colleghi maschi. E poi ho preso il Glögg, che non è il vin brûlé, ma è la bevanda fruttata svedese. È una bevanda speziata alla frutta, c'è il mirtillo, però è diversa. C'era anche proprio il vin brûlé, ma il vin brûlé lo so fare, lo faccio nel periodo invernale. Questa, il Glögg, non l'ho mai bevuto, per provare e vi saprò dire. Inoltre la borsina è molto bella e molto comoda, sempre con la stessa fantasia. C'era anche la scatola di latta rossa che conteneva i biscotti pan di zenzero, ma io li ho appena comprati da Lidl e quindi onde evitare di mangiare pan di zenzero in continuazione, ho sorvolato. Anche questa è molto utile da utilizzare per fare la spesa. A me non piace comprare sacchettini di plastica, preferisco andare sempre con borse, buste resistenti, molto più verdi, green, e quindi questo è stato il mio mini haul da IKEA, e IKEA è sempre bella da visitare, soprattutto nel periodo natalizio, dà tanti spunti, regala proprio quell'atmosfera calorosa e accogliente che mi piace ritrovare anche in casa mia, e si prendono notevoli spunti per l'arredamento e per l'atmosfera da ripetere e ripristinare in casa. Noi ci vediamo alla prossima, un grande bacio, ciao! Thank you.